Bentornati a Stappate di Casa, la rubrica di Lala Wine in cui raccontiamo storie di donne che attraverso l'enogastronomia hanno trasformato la loro vita. Oggi siamo con Ilaria Gianoli, benvenuta Ilaria, Grazie mille dell'invito. che è nata, Sono nato milanese, in provincia di Milano. trasferita. Montisi, che è nel comune di Montalcino. E che è passata da una vita da ufficio stampa che si occupava di Arte contemporanea, in particolar modo. ha trasformato completamente la sua vita diventando un'enotecaria nella provincia di Siena. Ora, Lala Wine, noi siamo curiose di sapere, in mezzo a questo cambiamento, che cosa è successo, come si passa dalla metropoli al piccolo centro facendo un completo cambiamento di stile di vita. Tutto nasce dal momento, diciamo così, della crisi economica del 2008, dove io lavoravo da alcuni anni come ufficio stampa, felice perché ho sempre seguito dei progetti straordinari con artisti incredibili e c'era appunto un momento di stanca anche nel lavoro ed ero anche stufa della congestione, diciamo così, di una città come Milano. Per cui ho avuto un'amica che aveva casa a Montalcino, nel comune di Montalcino, mi ha detto se volevo trascorrere alcuni mesi, diciamo così, fuori dalla città. Io con il mio computer e il mio cellulare avevo la possibilità di lavorare ovunque, un'antesignana, diciamo così, dello smart working. E niente, mi sono trasferita, mi è stata data sempre le solite cose che capitano, gli amici di amici si liberano posti giusti al momento giusto di gestire un piccolissimo negozio di vini e prodotti biologici e naturali sempre a Montalcino. Da lì è nata la mia passione che già avevo fatto qualche corso, qualche cosa, piccole cose in un territorio straordinario come quello di Montalcino. Diciamo così, che è stato abbastanza facile appassionarsi alle storie e ai vini della zona e ai vignaioli in generale. Oggi la vostra enoteca si chiama Portofranco, non sei sola, sei con un'altra donna, giusto? No, sono con Alessandra, che è la mia socia, con la quale ho costituito questa società per aprire questa vineria a Montisi, Che tra l'altro avete è evidente. aperto proprio nel momento di panico generale per, a causa del lockdown, Noi dovevamo eccetera. aprire per Pasqua e ovviamente le cose sono slittate e poi abbiamo aperto il 6 di giugno di quest'anno con una dose di incoscienza ma anche di, diciamo di disperazione, tra virgolette, perché non c'erano alternative. Una domanda, che cosa c'è nell'Ilaria che si occupava di arte contemporanea, nell'Ilaria che oggi si occupa di vino? Allora, sicuramente l'attitudine all'organizzazione, perché questa un po' è un imprinting milanese in alcune cose e che ha anche la mia socia perché è di Gradisca di Sonzo e si sa che i friulani sono grandissimi lavoratori, nonché straordinari appassionati bevitori, questo è fondamentale. Che cosa hai scoperto di Ilaria occupandoti di una piccola enoteca nella provincia di Siena? Bella domanda. Allora, io trovo che man mano che passa il tempo metto sempre più in dubbio me stessa in un certo senso e d'altra parte sono sempre più convinta delle scelte che faccio. Non tornerei indietro perché è un mondo appassionante e ti permette soprattutto di metterti in contatto con belle persone. Io ti ringrazio di essere stata con Lala Wine e continua a seguirci sui Io nostri ringrazio canali voi social. che fate veramente un lavoro bellissimo e di grande attenzione, che è la cosa fondamentale. Non è tanto importante il discorso delle masse quanto il discorso della qualità e voi lo portate avanti egregiamente. Complimenti davvero. Grazie, sei molto gentile. Ci vediamo su Instagram, Facebook e YouTube e poi io abito in Toscana, quindi mi sa che verrò a trovarvi. Aspettiamo. Grazie mille ancora.